è successo l'impossibile. Si gana bien, si no, cago. Sí, sí. Poca plata. Mi sobrina estuvo laburando en la cerca ferro, y los ferros no abrieron siempre. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi nuova esperienza, ragazzi. Oggi con Franco, con il mio hermano, con il mio amico qua, che mi ha portato tifosissimo del San Lorenzo, squadra del Papa, del Pocio d'Avezzi che è uscito, e tanti grandissimi calciatori che sono passati per qua, per il San Lorenzo, per il club atletico San Lorenzo. Oggi partita di Coppa Sudamericana, l'ultima partita, no? L'ultima partita. Parla italiano anche lui, quindi possiamo anche parlare italiano. E contro il Estudiantes de Mérida di Venezuela. Di Venezuela. È molto importante perché vincendo il San Lorenzo deve comunque aspettare il risultato delle altre due squadre che in questo momento non mi ricordo sono Fortaleza e Palestino. Fortaleza del Brasile e Palestino del Cile. Che deve, ovviamente, devono. Che, chi che deve perdere? No, deve perdere il Palestino almeno per un gol. Almeno per un gol, ragazzi, come avete visto è una zona un po' pericolosa, un po' tanto pericolosa, fuori da questo qua, ma è così, cioè il calcio qua in Argentina è questo. Vi lascio anche con questo bellissimo tramonto e con lo stadio, il gasometro, no? Il nuovo gasometro, sì. È il nuovo gasometro, vamo papà. Ok. Sempre da sento? Qui dentro, ragazzi, abbiamo anche, come dicevi, il campetto da calcetto, giusto? Il campetto da calcetto dove giocavano più o meno le giovanili esattamente di futsal. Noi qua diciamo futsal al calcetto, calcio a 5. Le squadre in Argentina sono un po' dei club sociali, nel senso che non hanno solo la fase, diciamo, la parte calcistica, sennò che hanno anche la parte del tennis, basket, hockey e un tanti sacco sport di altri messi sport, insieme. Un sacco di ragazzi o ragazze che sono delle giovanili di qualsiasi divisione calcistica. Sono qua e molti dormono qua e vivono qua durante tutta la settimana perché vengono da altre parti dell'Argentina. E qui siamo a Buenos Aires, siamo nella capitale. L'Argentina è un paese così grande che, per esempio, se te vivi a Rosario sono 300 km da qua. Ed è lontanissimo. E quindi è lontanissimo. Mesco un club, masco un club, è proprio una famiglia, un'appartenenza alla squadra, alla società per la quale si gioca. Questa è un po' la mentalità qua nel calcio argentino. E quindi, ragazzi, ci troviamo dentro allo stadio, il gasometro, il nuovo gasometro. Quella, come la vedete, si chiama La Gloriosa Buteler. Esattamente. La Gloriosa Buteler, che adesso si riempirà, ma intanto, come vedete, come succede in quasi tutti gli stadi argentini, si inizia a mettere lì dove il fermo valanghe. Fermo valanghe, sì. Fermo valanghe, tipo sono dei cosetti, dei ferri, praticamente come una porta di calcio mini, che sono posizionati lì. E dopo da sopra, come vedete, da sopra, si butta giù tutto il trappo. Il trappo viene chiamata la bandiera, no? Che è la cosa fondamentale per ogni squadra, avere la bandiera, i propri colori appesi. E quindi questo è una tipica usanza anche in Italia, non mi ricordo, solo le curve in teoria non appendono in questo modo le bandiere, però in Argentina è strausato, guardate. E gli animi iniziano a scaldarsi. Attenzione perché 1-0, come si chiama la squadra? Estudiantes de Mérida. 1-0 Estudiantes de Mérida. E guardate qua, appena segnato e si canta il doppio. Penal. Visto 2-1 San Lorenzo, iniziato il secondo tempo, ragazzi, subito così. Mi manca un gol per la qualificazione. Se dall'altra parte Fortaleza vince ancora 1-0. Yeah!
Un gol, ragazzi, per la qualificazione, un gol manca. San Lorenzo si è qualificato in una maniera incredibile, ragazzi. Ok, ragazzi, la partita è finita, è stata una cosa veramente storica la partita di questa sera. Come diceva Franco prima all'inizio video, con le storie ce l'abbiamo fatta, ce l'avete fatta, ce l'avete fatta. Il San Lorenzo ha vinto 4-1, no? Sì, ha vinto 4-1, si è qualificato alla fase successiva perché doveva vincere il Fortaleza, ha vinto 2-1. Si è qualificato ai sedicesimi di Coppa Sudamericana. Ai sedicesimi di Coppa Sudamericana, scusami che anch'io sono qua ormai col freddo che fa, ragazzi, è stata un'esperienza bellissima, amico, io ti ringrazio veramente tanto perché è stata un'esperienza bellissima. La passione, le lacrime che ho viste sue e anche di tantissimi altri tifosi qua, perché pensavano di essere fuori nel primo tempo, nel secondo tempo il calcio ti dà sempre tantissime, non so come dirle, emozioni, ma fino all'ultimo lo sapete, finché l'arbitro non fischia alla fine il calcio non è mai finito. Io vi ringrazio per il supporto come sempre, ragazzi, vi lascio un commento, un like, condividere con gli amici, attivare la campanellina e ci vediamo al prossimo video. La concia su mano, viva il fuoco sempre, crack!